schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il Money Glitch da fare da soli, che alcuni mi hanno detto che è patchato, ma non è assolutamente così. Non ho avuto il tempo oggi di provarlo perché ero fuori, però ve l'ho portato stasera e poi in seguito vi porterò un altro video dove vi faccio vedere come mettere le targhe personalizzate. Allora, in primis, prima di fare il bug, chiamate il vostro Blazer Acqua. Ho notato che alcune volte non compare, non capisco il perché, però capita raramente, insomma. Quindi a questo punto ragazzi facciamo un bug diverso. Quello che ho portato io funziona ancora, però questo qui è più semplice, quindi usufruiamo delle scoperte degli altri, ce ne fottiamo dei crediti e vi portiamo i bug. Allora, che cosa dobbiamo fare ragazzi? L'unica cosa che dobbiamo fare è aprire il telefono due volte, colpo Domus Dei, e quando vediamo il numerino ci dirigiamo verso il pallino azzurro dell'entrata, annulliamo l'entrata e poi ce ne andiamo di corsa dove sta il pallino giallo della gara, che questo qui era parte del mio metodo. Comunque sia, va bene, lasciamo il tempo che troviamo, non se inculiamo nessuno e andiamo avanti. Quindi fatto ciò ragazzi, quando avete visto che siete buggati, l'unica cosa che dovete fare è andare allo Santos Custom con il vostro Blazer Acqua o quello che cazzo sia, qualunque veicolo entri nello Santos Custom ragazzi. Il camion quello gigante non c'entra, quello con la punta non c'entra, quindi insomma qualunque veicolo entri dentro lo Santos Custom, la Ruiner, la Voltic e il Blazer, insomma avete capito raga, no? Non è che devo stare qui a farvi tutto l'elenco delle macchine che entrano lo Santos Custom. Io qui gli sto a cambiare colore, almeno dopo quando lo richiamo lo vedo immediatamente, me lo trovo più comodo insomma. Però non serve che cambiate targa, basta che entrate, se l'avete distrutto riparatelo e poi fate cerchio. E una volta fatto ciò tornate al vostro appartamento, al vostro CEO ovviamente, e andate nel garage dove state facendo il glitch. Quindi nel garage dove state facendo il glitch dovrete avere l'auto da duplicare con targa personalizzata in questo caso e delle LG da andare a sostituire con l'auto che andremo a duplicare, insomma, no? Delle LG, dei somarelli, delle macchine da buttare, insomma, regà, per capirsi. Procedimento come sempre, entriamo nel meccanico, nell'officina, facciamo un cambio targa per chi ce l'ha personalizzato ovviamente. Facciamo scendi dal veicolo, esci dal veicolo, quindi usciamo dal veicolo, esciamo, non si sa che cazzo ho detto, però vabbè, sarà pure l'ora. E premiamo freccia destra e ritorniamo in officina ragazzi, in garage. Sì, è l'ora regà, è l'ora, c'è sta tutto. Quindi a questo punto come vedete abbiamo il clone. Allora, qui le cose sono due: per chi non ha l'Arcadius avviate il colpo di Lester, per chi ha l'Arcadius non dovrebbe avere problemi, ma come in altre banche ragazzi. Allora, qui mi è capitata una cosa, che quando io sono salito su e poi sono sceso in strada l'auto non c'era, però siccome io non so uno che mi dispero come fate voi, che ogni volta che vi succede qualcosa di strano mi venite a commentare, siccome non so uno che mi dispero, che ho fatto? Ho preso e sono risalito, mo vediamo che ho fatto io ragazzi. Allora sono sceso e l'auto non c'era. Come andiamo a verificare, vedete, l'auto non c'è in strada, non c'è perché è rimasta in garage ragazzi. A questo punto dice uno, come famo a tirarla fuori? Quindi o il colpo di Lester oppure ritorniamo su ragazzi. Io a questo punto ritorno su un altro garage, ok,
Poi me ne torno su in ufficio. Allora, vedete che quando io sono già tornato in un altro garage, avete visto l'auto? Sta lì, ok. Quindi ritorno nell'ufficio e l'auto non c'è più, l'auto va in strada. Dovete fare questi tentativi, ragazzi, uscire, entrare da un piano, entrare all'altro, cazzi e mazzi, insomma, non è che ci stanno tante altre alternative. Vedete, l'auto adesso è in strada. A questo punto scendete a piano terra, andate in strada e prendete l'auto. E ovviamente, se è con targa personalizzata, la rimetterete dentro il garage. Allora, l'altro metodo che ho portato io, quello lì di buggarvi con la segretaria, quello funziona benissimo, ragazzi, ne funzionano tanti altri. Allora, da quello che ho portato io ne sono partiti alcuni, ma non voglio stare qui a di cose e cazzate varie, perché tanto a me me frega un cazzo né dei meriti né dei crediti. Quindi va bene così. Rientriamo in garage e andiamo a sostituire con una LG RH8, ragazzi, semplicissimo. Una volta sostituita con una LG RH8, potremo ripetere tranquillamente il glitch. Come vedete, stanno qui le auto, scendiamo in strada e andiamo a richiedere il nostro blazer acqua, se lo stiamo a fare col blazer acqua, se no con altro veicolo. Ragazzi, mi avete chiesto se funziona con la Deluxo. Con la Deluxo sparisce, non lo so perché, però la Deluxo sparisce. Quindi vi mettete qui, non guardate la strada e richiedete il vostro blazer acqua, ragazzi, o quello che sia. Io ho detto il blazer, però fate voi, insomma. A questo punto aspettate la consegna. Quando è arrivata la consegna, è arrivato il blazer. Voi guardate un po' intorno perché in mappa non si vede, però c'è, ragazzi. Io qui un attimo mi sono perso, stando guardavo, che poi effettivamente guardando bene non c'era. E vabbè, vi girate un po' intorno, insomma, e lo trovate, eccolo qui, ragazzi. Che altro aggiungere, ragazzi? Una volta fatto questo potete ripetere il glitch tranquillamente. Detto questo, un saluto a tutti, buonanotte a tutti e al prossimo video.